Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lacci, lacciuoli. Ma guarda, parto dalle considerazioni che ha fatto ora Caporale, che le condivido. Lui ha detto, abbiamo due strade, la decarbonizzazione o l'adattamento. La decarbonizzazione è già fallita. È già fallita. Cioè, è inutile che stiamo qui a farsi le storie. Perché dico è già fallita? Perché la Cina ha detto che prima del 2030 lei non ci pensa minimamente a ridurre le emissioni di carbone, di anidride carbonica. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi se il climatismo, perché il climatismo è una religione, ha dei precetti e ha dei dogmi. Se noi partiamo dal presupposto che sia sempre e solo tutta colpa della CO2 emessa, ok? Apro una parentesi, il dibattito scientifico in materia non è affatto monolitico, e chiudo la parentesi, se noi partiamo da questo presupposto, la soluzione qual è? Facciamo i cappotti alle case. Ora io sfido chiunque dotato di 2 grammi di cervello ad andare lì in Romagna a dire cosa avreste preferito per far fronte a questa emergenza, che tutte le case avessero il cappotto oppure le casse di espansione? Perché poi bisogna andare sul concreto, Cioè bisogna andare sul concreto. Qual è la soluzione? Fare il cappotto a tutte le case? No. La soluzione, come diceva giustamente prima Morrone, e è la stessa cosa che ha detto Paride Antolini, il presidente dell'Ordine dei Geologi, c'è da gestire il territorio. Gli alberi servono a monte, perché gli alberi a monte impediscono all'acqua di scendere. Non servono a valle. È vero che fa piacere vedere un albero, ma se noi vediamo gli arbusti a valle, è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui l'acqua fuoriesce. Poi ovviamente la burocrazia ci mette del suo, ci mancherebbe, diceva sempre Paride Antolini. Una volta avevamo le case cantoniere, avevamo chi gestiva le case cantoniere e puliva i fossi. Oggi abbiamo tutto gestito a livello centralizzato, arrivano imprese chissà quando e chissà come, e quindi tutto si spiega. Concludo dicendo, io sentivo prima Pecoraro Scanio parlare di cicloni. No! Non è stato un ciclone. Le immagini le vediamo tutti. Non c'è stato nessun tifone, non c'è stato nessun uragano, non c'è stato nessun ciclone. Non diciamo cazzate, abbi pazienza. Non c'è stato un ciclone. Non sono immagini di tornato. Ma perché non ti informi? Abbiamo ma informati, non sparare cose a bambera. Lo dico per semplicemente come ma non come parlare a bambera. Non c'è stato nessun ma parla ciclone. Con i climatologi, ma diciamo non fare le il climatologo. Per cielo né terra, ma però, Drago, su quali basi tu dici che non è stato un ciclone, scusa? Scusami, ma è diventato le immagini della Florida quando c'è un ciclone? Vabbè, o no? Ma no, io non credo, ma che, io non credo che noi abbiamo gli strumenti per così questo da un'immagine ma capire dico, se lo è o non capito. Lo è. Allora vale tutto. Basta guardare, io francamente non li ho e mi fido di chi fa questo suo mestiere. Adesso. Cioè, io ho visto delle frane. Ma fai si chiama ciclone Minerva. Si chiama ciclone Minerva, dice Caporale. Ho visto i tetti portati via da trombe d'aria. Vabbè, ma non è Dorothy col mago di Oz, Dragoni, anch'io se penso a quello mi fermo lì, ma mi fido di chi mi dice che magari un ciclone ha anche altri effetti. Ce lo dice Pecoraro Scanio, abbia pazienza. Guardi, non è che ce lo sta dicendo. Aspetti, Morrone, un attimo solo. Dicendo che non è stato un evento traumatico. Un attimo solo, volevo arrivare a arrivare a Enrico Costa, perché Costa, intanto lei è piemontese, siamo fuori di te, no? Sono piemontese. E ha vissuto già, diciamo.